Bentornati in questo nuovo vlog. Buongiorno. Ci stiamo dirigendo verso l'aeroporto di Treviso. Aspetta, come i professionisti. Jingle! Sei contento del tuo posto? Ah, cifra. Scommetto che tu però sei più avanti, vero? Io ho il posto numero 28, io invece sono il posto numero 4. Boarding completed, sostituito Matteo con Lisa, pugnetto. Questi 20 gradi non sono male. Se non lo faccio io le robe qua... Prendi la valigia. Schiavo. C'è Matteo nel suo mezzo di trasporto preferito. Siamo entrati in casa. Bellissimo. Ma che bella. C'è anche una magnifica sterlizia. Matteo, cos'è quello? Sembra una torre con un orologio. Camera municipal do Porto. Siamo al municipio di Porto. Modica cifra di 13,30 euro in due. Abbiamo trovato i pasticci di nata. Eccoli lì. Qui è quasi il tramonto, siamo arrivati in questo punto panoramico. Babbo Natale. Dopo Dio d'ora andiamo a vedere l'occhio di Mordor. Là. È ben calibrato. Siamo arrivati alla Torre dos Clérigos. Lì. Io vorrei tantissimo averne a birra. Questo è l'ingresso del Carmo. E ci dovrebbe essere una libreria anche. Via Lello. Qua dentro. C'è l'originale del Piccolo Principe. Allora io e Teodoro abbiamo appena finito di fare aperitivo. Bonnie oggi hai scoperto cos'è? Il tonno che si muove. Il cazzo Bushi. Ma che bello! La parola della vacanza è Schmetterling. Siamo arrivati in zona porto del porto di Porto. C'è quella cosa là. Molto molto bello. Alla fabbrica dei pasticci di nata. Giorno 2. Io e Teodoro ci stiamo dirigendo in zona Ribeira. Ci sono... mega pasticci di nata. Comunque per la cronaca, quella piccola fabbrichetta lì gli ho chiesto quanti ne produce al giorno e ne fanno 4.000. Ok, siamo quasi in cima. Io proprio non sono molto confident con l'altezza. Non fare cazzate, dai. Tiralo via, tiralo via. Ha già passato. Chiamato Abdul, che è il nostro Bolt, per portarci a Margarida, che è il ristorante dove andremo a mangiare, dove ho appena prenotato. Ciao Abdul! Quindi Teodoro, com'è la salsiccia? Il locale è molto tipico, perché sono davvero solamente portoghesi. Allora, siamo arrivati in spiaggia, venuti a fare una camminata. Intenderci, questo è l'oceano. Quindi se vai dritto di qua, arrivi tipo a Miami. È arrivata l'onda, Matte! L'onda l'ho trovata. Facendo qualche passo in più, siamo arrivati alla piscina das Mares, che praticamente è questa piscina che vedete qua, che viene poi, forse si vede adesso. Teodoro sempre di compagnia comunque in macchina. Ci siamo mossi con Bolt per un viaggio di circa 30 minuti, abbiamo speso circa 11 euro. Siamo arrivati all'altra parte del porto. Porto di Porto. Ma là c'è il telesferico. Molto carino comunque qua, suggestivo qua da questo lato che si chiama. Con quelle castagne. Cioè, avrei voglia di mangiare la castagna. Bene, abbiamo deciso che non prendiamo il telesferico perché questa è la coda. Però abbiamo trovato. Tirare per andare a piedi. Qua davanti c'è un pasticcificio di nata. Sancho Panza. Dopo aver mangiato il nostro pasticcio di nata, siamo anche arrivati al mercato municipal de Beira Rio. Questo. Se posso dire, sembra la versione più piccola di quello di Lisbona. Diciamo che il tramonto al Jardin do Morro non è sicuramente un secret spot. Non eravamo contenti, quindi abbiamo deciso di fare ancora un altro po' di fatica e di salire ancora più su dove c'è meno gente. Molto molto bello. Il tramonto approvato. Ora non
non so se si sia visto, ma ci siamo beccati veramente un mega tramonto su questo ponte. Bene, siamo arrivati all'ultimo monumento che ci mancava, che è la chiesa di San Sebastián, pare che si chiami così. Io e Teodoro stiamo andando al museo d'Avaux. Guarda, ti faccio una bottiglia di vino da solo perché Teodoro non può bere. All'amarezza della vita, ti sono stregati i peli. Niente, sono 15 giorni che stiamo mangiando, abbiamo detto usciamo e mangiamo poco questa sera. Al cazzo, è appena arrivato, sono a metà bottiglia, sono bella dur. Questa è la Fernandigna. Francesigna. Non ha bevuto niente. Paga, paga! Terzo giorno, piove, quindi dobbiamo decidere che cosa fare. Teodoro è arrabbiato perché c'ha il giubbino che si inzuppa. Raggiungendo Teodoro che è arrabbiato. Sento che però. Non mi serve per mi coi... Armazen, vai Teodoro. Teo, andiamo, Teo. Siamo arrivati in questo posto a pranzo, piove fuori, quindi probabilmente staremo qua tutto pomeriggio. Sì, c'è un bel campionato di cibo. Senza ordinarlo ci hanno già portato cozze che sono grandi come una mano praticamente, e del baccalà e delle olive, mangialo. Arrivata questa gamella. Obrigado. Io te lo darò a mezz'ora, lo stiamo mangiando ininterrottamente. Non è neanche lontanamente vicino alla metà. Man vs food. Bisogna alzarsi, fare un giretto e poi diamo un colpo di reni. Non è una guerra. Io pilucco una vongola. Ci saranno almeno 2 chili di gamberi di dentro. Io non so come gestirla sta cosa. Cioè non lo possiamo lasciare qua. Ah, poi nel dubbio ho preso anche le sardine. Alla quarta ora. No, il fondo non si vede ancora. Ora Teodoro. Là? I Regas l'hanno preso. Cioè adesso noi stiamo qua finché non finiamo. Teo, raccontaci questo aneddoto. No, sono andato in bagno e ho visto che fine fanno gli avanzi delle verdure. Una signora anziana prende gli avanzi con le mani, li rimette nel contenitore comune. Bella mescolatina, sono nuovi. È tornato fuori il sole. Tra l'altro qua vedo davvero l'inizio e la fine. Ok, siamo alla degustazione a tour della cantina di Porto. Augustos, con Matteo che non può neanche bere. Abbiamo finito il tour, adesso c'è la parte della degustazione. Bene, qua ci sono due ragazzi che hanno avuto la magnifica idea di scendere questa scalinata. Tanguri. Che lui. Siamo venuti a mangiare al Boa Boa, Bao Bao, Bao Boa Bao. Ok. Vabbè, ma sta figata qua del passaporto con la carta di tutti i cocktail. Patè di Phuket. Bravo. Siamo arrivati all'aeroporto. Sentiamo sto piombo d'acqua qua. Dietro d'ora ci stiamo per imbarcare. Sono un po' in depre. Sarà un freddo porco. Dai, fra 10 giorni ripartiamo. Ci vediamo nel prossimo vlog.